Presidente Romano, è difficile riassumere in poche parole tutte le idee e tutti i progetti che sono stati raccontati oggi, ma il CISE ancora una volta dimostra di pensare e soprattutto di voler pensare all'unisono con tutti gli altri attori che lo circondano. Sì, grande evento quello di oggi, grande evento perché ha visto un taglio assolutamente elevato, la partecipazione di grandi autorità e la possibilità di poter in qualche modo dimostrare quello che siamo in grado di realizzare, rappresentando non già spot ma rappresentando dati di fatto che siamo riusciti a raggiungere già in questi primi mesi di attività, mi piace definirli così, animati tutti quanti i soggetti attuatori del CISE e quelli che ci accompagnano da un unico elemento che è la passione che ci ha permesso di raggiungere traguardi, anche se questi traguardi per noi rappresentano ancora punti di partenza. Con questa passione che vogliamo di giorno in giorno far in qualche modo emergere anche nei confronti degli altri per far comprendere che insieme si possono determinare davvero le condizioni per il migliore sviluppo economico di questo paese. Malta potrebbe essere un grande gate di quella che è l'autostrada blu del Mediterraneo e il CISE ha subito intuito tutto ciò e nell'economia di oggi essere presenti, essere tra i primi certe volte è fondamentale. Sì, credo che la capacità che contraddistingue coloro che sono animati dalla voglia di fare e dalla capacità di poterlo realizzare è proprio questo, la capacità di cogliere il momento storico in cui bisogna intervenire. E noi immodestamente crediamo di essere stati in grado di cogliere quel momento, di andare a sviluppare un rapporto con Malta in maniera intensa attraverso frequentazioni in qualche modo assidue che ci hanno consentito di generare profitti per lo sviluppo del territorio, del paese. Abbiamo cercato di unire dapprima due territori con te, come quello di Napoli e quello di Gaeta e Formia, per poi cercarlo di esportare questo modello anche a Malta, e ci siamo riusciti grazie a quell'approccio positivo anche col governo maltese e con gli amici della Camera di Commercio italo-maltese a Malta, che in qualche modo sono animati dal nostro stesso spirito. E allora, Assessore, tra uno studio e l'altro, adesso parliamo del Mediterraneo, la sostenibilità, l'economia del Mediterraneo, i patti tra l'Italia e Malta, insomma una connessione di reti che si muovono e cercano di essere al passo con i tempi, al passo anche con l'Atlantico, insomma se si pensa a tutte le altre realtà. Allora, io dico Italia e Napoli, soprattutto la Campania e Malta è un punto di partenza. Malta è vicinissima alla Sicilia, credo poco più di 80 km se mi ricordo bene, è vicinissima alla Tunisia, alla Libia, voglio dire, Malta è un punto centrale, piccolissimo, c'è poche isole piccole, però a parte che è bellissimo, io ci sono stato, quindi posso testimoniare. Ovviamente incominciare con una piccola realtà per l'ASI, che comunque è un ente territoriale che sta cercando la sua identità, perché dopo tanti anni di commissariamento, io l'ho detto prima, ho fatto il commissario all'ASI e veramente a dispetto di tutti sono riuscito a ricostituire gli organi dopo 22 anni. E questo è l'unico merito che mi porto, perché era un ente validissimo che qualcuno tentava di non portare avanti. Dopo di me c'è stato chi più bravo di me ha ereditato e sta portando avanti delle situazioni come questa di oggi in maniera emblematica, nel senso che vuol dimostrare che le ASI sono consorzi di aree di sviluppo dove si può trovare veramente la soluzione ai problemi delle nostre aziende. Per quanto riguarda il Mediterraneo in particolare, è chiaro, Mare Nostrum è il mare che i nostri avi hanno sempre praticato per commercio, per attività che andavano al di là della terraferma. Io vedo il mare, l'ho detto già prima, come continuità. Cioè, secondo me il mare, oltre, però c'è un fatto da anticipare, il mare va anche ben trattato. Perché noi facciamo danni al mare, questo lo sanno tutti, lo vediamo, lo viviamo. Se noi recuperiamo una cultura di recupero del mare, io penso che nel mare troveremo molte risposte all'economia. Detto questo, è chiaro che bisogna scorciarci le maniche e lavorare, soprattutto con chi ha l'intelligenza di capire dove dobbiamo arrivare. Questo è quello che mi sento di dire. Il Mar Mediterraneo ha una storia, ha una cultura,
ma soprattutto a una storia economica. Ecco, questa economia oggi va incrementata, va sostenuta, e per questo motivo nasce da Malta, nasce a Malta un patto che mette in connessione due paesi. Sì, beh, Malta è proprio in mezzo al Mediterraneo, abbiamo una storia, siamo proprio lì, abbiamo partecipato a tutte le cose che succedono nel Mediterraneo, dai tempi dei cavalieri di Malta fino alle guerre, ovviamente. Malta è stata sempre in quella posizione molto strategica, viene guardata in questa maniera. Sì, partecipare a questi progetti per noi è molto importante, perché prima di tutto facciamo parte dell'Unione Europea. Secondamente, questa avvicinanza all'Italia ci mette in questa situazione di poter fare insieme i progetti che sono molto interessanti e molto utili per tutti. Quindi aspettiamo questo Mad Festival di Malta. Sì, che si terrà a fine anno, e siamo molto fieri di partecipare in questo progetto. Senz'altro, per noi è importante, anche come Camera di Commercio italiana, noi per la nostra partecipazione in questa maniera, anche come Camera di Commercio. Con grande piacere ho accolto l'invito del Presidente Romano e della collega Pignetti, data la rilevanza del tema e diciamo gli ampi margini di collaborazione che da tempo portiamo avanti. Il Presidente Romano è per così dire un precursore di questi argomenti, e da tempo ci sta lavorando, e questi assumono particolare rilevanza proprio alla luce della necessità di integrare le economie campane con quelle mediterranee, anche e soprattutto in virtù dell'immenso lavoro che sta facendo la Regione Campania, e mi riferisco in particolare all'attivazione delle zone economiche speciali che vedono le aree di gestione dei consorzi ASI protagoniste. Nella sostanza, le aree industriali di Napoli, Caserta e Salerno sono state interessate da un provvedimento che le vede beneficiare di una legislazione speciale, in quanto aree collocate a ridosso di strutture portuali e aeroportuali. Con l'avvio concreto di queste iniziative ci auguriamo che le politiche della regione e le aree industriali ottengano quello slancio che consenta poi di ridare lustro all'economia campana intera, proprio perché in effetti il lavoro e l'economia non si creano per decreto, ma si creano all'interno delle aree produttive, e quindi le politiche e le strategie messe in campo dalla CISE seguono proprio un ragionamento organico che vede i consorzi ASI, la regione, e ringrazio anche l'assessore Marchiello per la presenza stamattina, fautori di collaborazioni con realtà internazionali. E su questo il Presidente Romano è un autorevole tessitore di rapporti. Guardi, il porto di Salerno è il secondo porto per importanza della Campania, tra l'altro è integrato in un sistema unico portuale Napoli del Tirreno, e ci vede assolutamente unitariamente integrati in una logica di ancora maggiore sviluppo. Ovviamente quello che il porto di Salerno sconta è una limitatezza geografica, perché è ridossato con una cinta montuosa che ne limita un po' l'ampliamento. Proprio per questo i recenti interventi logistici di apertura dei due tunnel di Porta Ovest, in uno con un ampliamento del ruolo di retroporto che l'area industriale di Salerno e quella di Battipaglia e anche quella di Fisciano Mercato San Severino possono avere, nella logica detta innanzi della incentivazione degli insediamenti in queste aree industriali / retroportuali attraverso lo strumento delle zone economiche speciali, sicuramente favorirà un percorso che è già iniziato. Quindi non esiste una differenza Salerno-Napoli, esiste l'esigenza di rafforzare le integrazioni e la sistematicità e l'unitarietà che già nella sostanza c'è. La grande industria, il mercato, le vie dello sviluppo, tutte collegate ai porti.
Sì, sicuramente. Noi abbiamo un problema in questo momento di cercare di riacquistare quella competitività portuale che col passare degli anni è andata via via affievolendosi per colpa di vari fattori, come per esempio il lungo periodo di commissariamento che hanno avuto le nostre autorità portuali e soprattutto il recupero grande di competitività dei porti del Nord Africa, che hanno messo grandissime risorse, grandissimi investimenti sui loro sistemi portuali e che si avvalgono di zone economiche speciali alle loro spalle, con cui riescono a definire dei pacchetti di agevolazione fiscale, dei pacchetti di agevolazione alle assunzioni, di riduzione del costo del lavoro, che di fatto mettono in difficoltà i nostri porti, perché noi da poco abbiamo istituito questa tipologia di zona, ma ancora non l'abbiamo portata a regime. Per cui gli imperativi restano sostanzialmente due. Uno, dare certezza al quadro degli investimenti che i nostri porti possono mettere in campo per rafforzarsi e per consolidarsi. Due, dare efficacia ed efficienza al connubio che ci deve essere tra industria e logistica. Noi per troppo tempo abbiamo messo la logistica da una parte e l'industria dall'altra. No, vanno pianificate insieme e le zone economiche speciali possono essere proprio il collante con cui mettere insieme questi due grandi settori, chiamiamoli settori, italiani e meridionali. Lo sviluppo dell'economia del mare. Sì, l'economia del mare è un futuro fondamentale per la competitività dei territori, di tutti i territori. Per la Cina, per fare un esempio, l'economia del mare pesa il 9,7% del PIL cinese. Ogni anno sono 970 miliardi di dollari che la Cina produce grazie all'economia del mare. Per l'Italia il PIL dell'economia del mare vale il 2%. Eppure noi siamo un paese che ha 8.000 km di coste, la gran parte del nostro paese è circondato dalle coste, quindi c'è molto da fare per sviluppare l'economia del mare e per farlo dobbiamo recuperare una centralità del dove noi siamo, cioè nel mare Mediterraneo, dove si svolge una parte rilevante dei nostri scambi economici. Noi come Italia scambiamo con l'area del Middle East e del Nord Africa il 12% del totale del nostro commercio mondiale. Quindi abbiamo forti rapporti economici che hanno bisogno di connessioni marittime, di investimenti, di sviluppo economico. Quindi bisogna guardare al Mediterraneo come una grande opportunità per la crescita. Se facciamo così, forse superiamo delle nostre paure e affrontiamo delle nostre aspettative di crescita, perché o si mette al centro il futuro o si mette al centro la paura. In fondo dobbiamo scegliere tra queste due ambizioni. Io preferisco la prima. Il Mediterraneo è una grande risorsa, oggi si pensa al suo sviluppo e all'economia per essere, diciamo, al passo sia con i tempi che con gli altri paesi. Questa è la seconda tappa di incontri che facciamo sul territorio. La prima tappa c'è stata a Gaeta e questa la facciamo qui a Napoli, dove c'è un altro porto importantissimo e quindi finalizzato allo sviluppo delle economie del mare. Economie del mare che devono essere raccordate con le aziende che sono presenti sui nostri territori. Io rappresento l'area di sviluppo industriale della provincia di Caserta, che in realtà non ha un porto, non ha uno sbocco diretto sul mare, ma ha un interporto importantissimo e ha tante aziende di logistica. Per cui ci poniamo al centro di questi due porti importantissimi e vogliamo appoggiare e sviluppare le industrie per utilizzare e sfruttare l'economia del mare. In provincia di Caserta in realtà abbiamo tantissime aziende del lusso, quindi abbiamo aziende che sono puntano molto sul lusso e quindi sulla crescita di quelle attività industriali che possono interessare a livello internazionale e quindi possono essere favorite dallo sviluppo e dai i rapporti con gli altri paesi. Quindi il fine è quello innanzitutto di favorire l'internazionalizzazione, quindi di far conoscere le aziende casertane all'esterno e quindi agli altri paesi, ma anche di favorire il trasporto e soprattutto di favorire la presenza anche di una provincia che non ha uno sbocco sul mare, ma di una presenza delle aziende, delle attività che abbiamo in provincia di Caserta, che possano portare all'esterno tutti i prodotti di lusso che sviluppano, perché è molto nota per essere un polo di calzature importantissime, un polo che ha all'interno il Tari, il centro orafo più grande d'Europa, e quindi li dobbiamo promuovere verso l'esterno e lo possiamo fare soltanto
attraverso l'internazionalizzazione. Malta, una blue economy già che naviga verso il futuro, ma una blue economy che ha bisogno di figure, figure professionali che oggi come oggi devono arrivare al di fuori dell'isola. Sì, certamente ci sono molte opportunità, c'è molta opportunità per sviluppare il concetto della blue economy, in particolare con la collaborazione con aziende maltesi e anche italiane, e per questo siamo venuti qui oggi per questa conferenza per discutere come questi concetti si possono tradurre in azioni concrete. Lo sviluppo industriale e lo sviluppo dell'economia del mare. Beh, bella domanda. Lo sviluppo industriale dell'economia del mare non può passare solo per il mare. Io negli ultimi anni mi sono occupato di sviluppo del territorio, mi sono occupato di strategie nazionali e interne e anche di sviluppo regionale in Europa. In realtà non possiamo immaginare che lo sviluppo del mare possa essere radicato sulle coste, ma il mare può rappresentare non solo il link, quindi il passaggio da un'area rurale verso un'altra area di sviluppo di un'altra nazione, quindi un concetto molto più transfrontaliero, che sicuramente all'interno di un territorio può significare un cluster, quindi un'evoluzione dei distretti che possano comprendere non solo la parte rurale, agricola, quella ittica, ma assolutamente con un connotato industriale. Senza perdere di vista però che il mare, così come la parte rurale, possono essere un grossissimo stimolo per le riprese sociali ed economiche dei nostri territori meridionali. Lo sviluppo industriale e lo sviluppo dell'economia del mare. Mettiamo al centro un approccio sostenibile e la necessità di lavorare insieme condividendo una visione. Noi oggi abbiamo proposto il modello CSR Med Forum, una piattaforma di dialogo permanente che mette insieme pubblico, privato, profit, no profit, che mette insieme le diverse espressioni di un territorio, quindi il mondo delle imprese, il mondo dei lavoratori, dei professionisti, ma tutto anche il terzo settore, ovviamente le istituzioni, per lavorare insieme a generare soluzioni condivise rispetto a delle criticità che vengono considerate prioritarie. Abbiamo messo al centro due grandi pilastri, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e dall'altro lato il rating di legalità come leva oggi per mettere al centro del rilancio dei nostri territori sicuramente la legalità e la trasparenza. Si parte dall'uomo, l'economia parte dall'uomo e parte dalle braccia dei lavoratori. Questo ha fatto sì che a Malta ci si è seduti a un tavolo, si è partiti dai lavoratori e si è creato un grande circuito lavorativo ed economico. Sì, a Malta abbiamo trovato questa formula che il governo, gli imprenditori e i sindacalisti discutiamo sui problemi che stanno per avvenire e troviamo le soluzioni, e questo è il segreto, che noi troviamo le soluzioni e poi al centro delle discussioni sempre è il risorso umano, la formazione, perché per noi sindacalisti la formazione è il value added, il futuro del nostro lavoratori, per essere preparati alle economie nuove, all'economia come il blue economy, il green economy. Allora per noi il risorso umano e il fatturato è qualcosa che sta proprio al cuore per vincere il precariato, per vincere gli ostacoli che vengono durante il lavoro e in tutti i giorni. Il Mediterraneo è una grande autostrada blu e Malta è l'ombelico di questa autostrada. Come rendere più frequenti, potremmo dire così, e più facili gli scambi tra l'Italia e Malta, che può essere la porta del Mediterraneo a livello commerciale? Beh, io direi non solo i rapporti Italia-Malta. Il rapporto Italia-Malta è un asset di quelli che va sviluppato, ma c'è un modello che dobbiamo esportare, perché l'Italia già di per sé può rappresentare tante piccole Malta in ogni area di sviluppo portuale. Quindi noi dobbiamo chiedere ai maltesi di farci capire come hanno fatto a vincere in questa sfida oggi, e dobbiamo riuscire a replicare velocemente questo modello per essere di nuovo competitivi, perché la nostra posizione è naturale vincente, però siamo riusciti a creare degli ostacoli insormontabili in questi ultimi 20 anni.
Oggi è più facile arrivare a Malta a livello commerciale perché Caboto è un progetto che si prefissa quello di ridurre le distanze o almeno le distanze burocratiche. Beh, sicuramente Caboto sarà un veicolo sia commerciale, ma sarà anche, come ho detto prima, un modello di trasferimento di best practice, quindi aiuterà anche le amministrazioni italiane a poter migliorare e gestire meglio alcuni finanziamenti, perché noi spesso abbiamo un approccio anche con i fondi europei sbagliato, guardiamo il cosiddetto fondo perduto, ma non pensiamo alle opportunità che da queste cose dovrebbero poi essere generate dopo. Quindi rimaniamo sempre solo al primo elemento, si partecipa a un finanziamento, a un fondo europeo, ma non vediamo la progettualità di medio e lungo periodo. Questo è uno degli obiettivi che Jay e Caboto si pone, ed è quello proprio di dare progettualità, quindi profondità, all'uso degli investimenti pubblici. Presidente Romano ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante pensare all'unisono e in questo caso si sta lavorando in questo verso. Sì, stiamo riuscendo a far dialogare enti, persone soprattutto, ma gli enti che noi rappresentiamo, e stiamo riuscendo a far dialogare già due nazioni e culture diverse all'interno anche del sistema Italia, perché comunque in queste attività sono coinvolte direttamente la regione Campania, il territorio del Lazio tramite il presidente Forte, ma anche la regione Sicilia tramite il Federterziario, quindi già sono tre realtà importanti del nostro sistema paese che stanno dialogando e insieme si stanno muovendo nel dialogo con un paese estero che in questo caso è Malta. Con un piglio più di Salvatore Forte che mio e quindi con un piglio più dinamico anche per cercare di recuperare l'attenzione che abbiamo un po' perso per effetto di qualcosa che abbiamo mangiato. E allora mi piace ricordare che siamo partiti stamattina dal mare, dal concetto del mare che ha dapprima unito due territori tra loro con termini che sono quelli di Gaeta e quello di Napoli e che poi ci ha portato a unire uno Stato con un altro Stato, una penisola con un'isola, che sono divise sostanzialmente solo da questo elemento naturale del mare, ma che hanno tantissimi punti in comune. Tantissimi punti in comune perché vi posso assicurare che la frequentazione ormai non assidua ma frequente che abbiamo tra di noi, anche se c'è un bisticcio di parole, riesce in qualche modo a far comprendere in noi e negli amici di Malta, così li definisco, quel sentimento di passione e quel sentimento di reciproco aiuto di cui abbiamo necessità per far sì che l'uno e l'altra, l'un paese e l'altra nazione, siano in qualche modo padroni del proprio destino attraverso la realizzazione di quelle che noi abbiamo definito le infrastrutture. C'è un fil rouge che unisce gli interventi di ciascuno di noi stamane e oggi pomeriggio. Lo diceva prima Stanislao, le infrastrutture, la necessità, lo diceva Giampaolo, la necessità delle infrastrutture che possono far progredire lo sviluppo economico, infrastrutture sulle quali noi abbiamo inteso insistere, lo abbiamo fatto muovendo da quella che è la cosa a cui gli altri non pensano, la realizzazione delle infrastrutture non materiali ma immateriali, le infrastrutture umane e quindi la ricerca di andare a calibrare lo sviluppo dei paesi sugli uomini e sulle donne capaci di rappresentare, la necessità di voler ciascuno di noi metterci la faccia, creare organismi rappresentati da noi stessi senza avere necessità di soggetti terzi, senza avere necessità delle cosiddette teste non pensanti, ma mettendoci ciascuno a capo di quell'organismo e mettendoci a dimostrare quanto siamo capaci di fare. Se poi non siamo capaci di fare, ci dovranno essere altri più capaci di noi a sostituirci e a determinare risultati e non già ad immaginare soluzioni, ma a portarle. È troppo facile parlare, come stamane qualcuno diceva, che lo faceva anche, io forse talvolta utilizzo un video troppo forte un contenuto ma di assonanza al nome di Salvatore, perché l'ho ripreso dicendo ognuno di noi ha un modo diverso di dire un concetto. Molto spesso qualcuno di noi si appassiona del modo di esprimersi in modo forbito, omettendo però di raggiungere il risultato.
diciamo molte volte le stesse cose in maniera diversa. Facevo stamane l'esempio di due persone che mangiano ambedue pane e peperoni, però l'uno dice ho mangiato pane e peperoni e l'altro dice peperoni adagiato sul letto di pane, quindi in maniera più formita. Noi da tempo, da 3 anni a questa parte, stiamo in qualche modo calibrando i nostri interventi cercando di portare a casa risultati. E questa passione che ci ha, questo tentativo di portare risultati, in qualche modo adesso comincia a divenire tangibile. Comincia a divenire tangibile anche per chi ci vigila e per le istituzioni che rappresentano il nostro paese. Non posso nascondere di aver interloquito col ministro dello sviluppo economico Massimo Calenda prima di Carlo Calenda, prima dell'avvento del nuovo governo, e di aver trovato un interlocutore che apprezzava molto le nostre iniziative, tante da poterle supportare. Non posso nascondere il particolare apprezzamento del ministro De Vincenti quando siamo andati a trovarlo con Salvatore Forte ad illustrare il nostro progetto. Non posso nascondere l'attenzione che il nuovo governo ci sta in qualche modo rappresentando a sostegno delle nostre azioni. E non posso non prendere atto dell'attenzione che Regione Campania anche stamane ci ha riservato, volendoci concedere il patrocinio a questo evento, volendo farsi rappresentare dal nuovo assessore alle attività produttive, che ha tenuto a precisare di essere qui anche a nome del governatore. Un'attenzione, quella che abbiamo generato, non già attraverso tentativi di farsi in qualche modo raccomandare da qualcuno, ma raccomandandoci noi stessi e parlando con fatti e contenuti. La capacità, cioè, di riuscire a portare a noi ulteriori elementi di supporto. Vedete, quell'attenzione che la Regione Campania oggi ci ha voluto dimostrare non serve a farci dire quanto siamo bravi e quanto siamo belli, serve a farci diventare competitivi anche rispetto agli stati esteri, serve a farci diventare competitivi e apprezzati anche a Malta, perché non siamo soli, non siamo 4 uomini, 5 uomini o 5 uomini e 2 donne o 1 uomo e 2 donne, ma siamo noi stessi istituzioni, siamo oggi quell'ibrido. Gianpaolo stamattina ha utilizzato un'espressione che mi piace ripetere: le partite di pallone si vincono non già soltanto con la difesa, ma ci vuole un flusso intermedio, il centrocampo capace di portare avanti le azioni. Noi vogliamo essere il centrocampo, noi vogliamo essere non già quel centrocampo regista, ma quel centrocampo che può essere rappresentato da un mediano, da un mediano lottatore, da un mediano capace di andare a intercettare i palloni che pure sono nel campo, che molto spesso vengono lasciati andare in fallo laterale, ma che invece possono costituire quel pallone utile per fare gol. Noi siamo quelli che vogliono andare ad intercettare quei finanziamenti, capaci di accompagnare le nostre imprese all'estero. Noi vorremmo essere quelli che siamo già nei nostri enti. Noi siamo certi di poterlo fare se accanto a noi ci sono le istituzioni che ci accompagnano. Non voglio però ripetere e rimettermi a quello che stamattina diceva Panaro quando diceva siamo stanchi di sentire delle cose e di non vedere degli aiuti. Io sono stanco di tutt'altro, io sono stanco di lamentarmi, io non voglio lamentarmi, io ho necessità di dimostrare che da soli si può fare molto. Si può fare molto e lo abbiamo dimostrato avendo l'attenzione degli enti sovraordinati che insieme a noi potranno accompagnarci in queste nuove iniziative. Quando abbiamo intrapreso la strada del Prospects con la Regione Lazio, con la Lazio Innova, sembrava una sorta di scommessa, prima accompagnati da altri soggetti giuridici che via via abbiamo disperso per strada e siamo rimasti in 2, Camera di Commercio, MIC, come ho imparato a dire anch'io, e CISE, e siamo riusciti ad ottenere, ad essere secondi in graduatoria con un finanziamento che è il più alto tra quelli per progetti presentati e che ci permetterà un risultato che è eclatante, non è il finanziamento fine a se stesso del MED di quest'anno, ma è l'entrata, ho imparato bene, Stanislao, di un catalogo cui potranno accedere le imprese da questo anno in poi. Siamo ormai un
oggetto o un progetto passibile di essere attaccato per generare profitti. Siamo quelli che potranno accompagnare le nostre aziende all'estero non solo ad investire ma a trarre profitto dagli investimenti, e siamo in grado di farlo perché, dicevo prima, siamo animati da passione, una passione senza la quale non si va da nessuna parte. Tutti noi potremmo rivestire il ruolo che ci è proprio fermandoci al minimo indispensabile, omettendo di metterci quel cuore che ci permette di andare oltre l'ostacolo. Noi però abbiamo il grande vantaggio di esserci conosciuti da poco o da tanto e di essere tutti animati dallo stesso spirito. Uno spirito che ci permetterà di raccogliere risultati infiniti. Ne sono certo, né certo chi io sostituisco, parlo per lui in questo momento anche, Salvatore Forte, ne è certa l'intera compagine e ne sono certi gli amici maltesi, perché comprendono con noi quanto sia importante lavorare in sinergia. E il primo passo, quel passo che oggi ho annunciato in apertura, quel comitato direttivo di stamane che ha fatto ASI Napoli e che ha voluto deliberare l'istituzione di una sede a Malta, io credo che sia, e mi piace ribadirlo, un passo epocale. Un passo epocale perché finalmente qualcuno, consentitemi di essere orgoglioso di me stesso e dei miei compagni di comitato direttivo, si è svegliato e ha detto: non ci possiamo limitare a dire accompagniamo le imprese all'estero, andiamo noi all'estero ad andare a portare e ad attrarre le imprese. Le imprese, grazie. Grazie ai rapporti che abbiamo costituito insieme agli amici, potranno essere non accompagnate ma aiutate, e non già con un sostegno che rimane fino a se stesso, non già un ammortizzatore finalizzato a morire di via breve periodo, un ammortizzatore che deve durare nel tempo, una volontà di metterci la faccia che riteniamo che debba essere la caratteristica peculiare della nostra azione. E lo facciamo credendoci, lo facciamo sapendo che dopo Malta siamo invitati, siamo in qualche modo animati dalla necessità di determinare lo stesso risultato in Russia e San Pietroburgo, siamo animati dalla volontà di determinare lo stesso risultato a Rio de Janeiro, siamo animati dalla stessa volontà di realizzare lo stesso risultato in Tunisia. Siamo animati dalla volontà di far sì che questo territorio, permettetemi di fare un accenno personale e particolare a questo territorio, io rappresento, adesso non c'è Raffaella Pignetti, lo posso dire, se no quando lei verrà mi contesterà, ma noi siamo il più grande consorzio ASI del Meridione e forse d'Italia. Siamo quelli che hanno 22 milioni di metri quadri occupati da aziende. Siamo quelli che hanno un numero di addetti che nessun altro ha in Italia. Siamo quelli che ospitano Fiat, Alenia, Seda. Siamo quelli che ancora ospiteranno tantissime altre imprese. Siamo quelli che non si vogliono limitare a svolgere questa prestazione qui, perché vogliamo dimostrare che quello che si fa qui non è frutto di un aiuto calato dall'alto, anzi, dovrebbe essere la dimostrazione che proprio in mancanza di aiuto si riesce a generare qualcosa quando lo si vuole. Questa ricetta, questo che io mi spingo a definire non già un circolo vizioso ma finalmente una virtù di questo territorio, sia possibile esportarlo all'estero, e sia possibile esportarlo quando a fianco a noi e di concerto con noi ci siano altre persone capaci di determinarlo. E una occasione che non possiamo perdere è quella delle zone economiche speciali. Le zone economiche speciali per le quali stamattina mi sono lamentato ancora una volta con Panaro, poveretto, è diventato il mio interlocutore privilegiato, in senso negativo. Quando stamattina ho detto alla ZES è un'occasione che non possiamo perdere, se la sappiamo sfruttare in maniera intelligente, per poterla sfruttare c'è necessità che gli attori protagonisti siamo noi. Gli attori protagonisti non già noi soltanto Consorzio ASI, ma noi come siamo, noi squadra, noi Camera di Commercio Idromaltese, noi rappresentanti del governo maltese, noi soggetti animati da quella passione che vi dicevo innanzi.
La zona economica speciale sarà un volano per questo territorio e non solo volano di questo territorio, perché con orgoglio tutti e 7 gli agglomerati del nostro consorzio industriale sono stati ricompresi nel perimetro delle ZES e ci siamo spesi per poterlo fare. Ora però vogliamo che accanto a quegli incentivi fiscali che vengono dati alle imprese si passi ad un unico incentivo possibile per sviluppare il territorio, finanziare le infrastrutture. Se ci danno la possibilità di realizzare infrastrutture con investimenti per i quali non ci saranno distorsioni di sistema, non ci saranno rivoli nei quali quelle risorse vanno a finire, ma soltanto l'applicazione scientifica di quella risorsa economica, determineremo uno sviluppo di questo territorio che sarà in qualche modo l'esempio da seguire. Quel titolo che pare quasi fatta apposta, che Sole 24 Ore ci ha dedicato lunedì, di esempio di buona amministrazione, è un titolo che con vanto vogliamo esportare. Lo vuole esportare il Consorzio ASI, lo vuole esportare la Confederazione Italiana di Sviluppo Economico, lo vuole esportare la Camera di Commercio Italiana a Malta, lo vuole esportare la Camera di Commercio Maltese in Italia, lo vogliamo esportare io, Stanislao, Giampaolo, Antonello, Victor, Kevin, Joseph e il morto, Salvatore, che però è più. Grazie dell'attenzione e grazie.